It happened. Please welcome Luca Bossoletti and Tiasha Vujelic. Buonasera a tutti. Good evening again. Vi prometto che questa è l'ultima volta che scendo in pista, eh? Okay, we promise this is the last time we're here today, please. E di show non ne faccio più. And basta. No more shows. Ok, allora iniziamo questi 15 minuti scarsi per la lecture. Come vi ricordate, l'anno scorso abbiamo parlato di coreografia e presentazione e quest'anno vogliamo continuare lo stesso argomento, lo stesso parametro di giudizio. Però invece di puntare l'attenzione sulla presentazione, punteremo l'attenzione sulla coreografia. So, last year we started talking about choreography and presentation. We're going to keep on the same topic, but this year we're going to concentrate more on the choreography as opposed to presentation as we did last year. Poco tempo fa mi sono trovato a presentare una lecture anche durante un congresso per giudici ed è stato abbastanza, diciamo, complicato stabilire delle regole per quello che i giudici dovrebbero vedere in una coppia quando giudicano la coreografia in una finale Grand Slam in mondiale, però alla fine siamo riusciti poi insieme a trovare un pochino quelli che sono le linee guida per costruire, diciamo, una coreografia che sia sufficientemente caratteristica per il ballo che balliamo, ma anche innovativa. So recently we've done a congress for judges on choreography and presentation, and it's quite a complex subject. It's quite difficult to determine which are the rules to construct a choreography which is complete, being characteristic enough for the dance we're dancing, but still being original. But in the end, these are more or less the components that we've found. Quindi, all'incirca una costruzione coreografica deve tenere conto di questi parametri, cioè avere all'interno delle figure basi, e quando parliamo di figure base intendiamo le figure che sono descritte sui syllabus, cioè sui libri di tecnica moderni di oggi. So for example, the first point, obviously we need to have some basic figures so that we can recognize that we are actually dancing a waltz or a tango or a samba or whatever the dancing question is. These are the figures that you can find in your technique books. Figure base, ovviamente, se parliamo di valzer lento potrebbe essere il classico giro destro, se parliamo di slow fox il classico feather step e via di seguito. Questo perché? Perché cosa i giudici solitamente di cosa si lamentano è il fatto che oggi abbiamo perso un pochino la caratterizzazione della coreografia. Allora, grazie un po' alle figure base e alle figure avanzate che vedremo successivamente, ci permettono di caratterizzare il ballo che presentiamo. So as I said, the first and second point, these are the figures that actually present the dance we're dancing. They characterize it. So we know that we are dancing a tango as opposed to a quick step and so on. And these are important because adjudicators need to recognize what we want to show them. Poi abbiamo le figure avanzate, sempre riguardanti, diciamo, il basic syllabus, ok? Cioè quelle figure che nel corso degli anni hanno avuto dei piccoli cambiamenti, ma che comunque mantengono il carattere del ballo. So the advanced figures as opposed to basic ones, they are slightly more advanced, they still maintain characteristics of a dance, but they are a bit more developed, a bit more complex. Poi abbiamo le linee base, ok? Le linee base che sono il classico contra-check, oppure da poco tempo è stato introdotto anche la throw-away oversway, perché da quando è stato scritto il libro di Varsè Viennese abbiamo anche codificato il throw-away oversway, quindi quelle figure, diciamo, un pochino più statiche, appunto, che fanno parte dei 5 balli standard o 5 balli latine. So basic lines, these are static lines which can be found in your basic syllabus, contra check, left whisk, and from not so long ago until since the Viennese waltz became choreographed, we also have a throwaway oversway, which has become one of the basic figures. Poi, ovviamente, all'interno della coreografia io posso costruire dei gruppi di linee, ok, intersecate tra loro, che possono creare dei momenti, diciamo, di stop all'interno della coreografia per, diciamo, evaluare quello che è le caratteristiche, le qualità del ballerino nel momento in cui presenta, appunto, delle linee statiche. We have groups of lines which can be points where we stop during a choreography. We create movements which are on the spot, so we don't have to travel all the time, and they can be a nice choreographic component in order to create interesting choreography.
Poi abbiamo le figure di abilità, cioè le figure che il coreografo, il ballerino, deve introdurre all'interno della coreografia per fare che cosa? Per enfatizzare le caratteristiche fisiche o le abilità motorie del ballerino stesso. Per cui se ho un ballerino molto flessibile dovrò introdurre delle figure di flessibilità, se ho un ballerino molto rapido dovrò introdurre delle figure di rapidità e via di seguito. So the next point, particular skills figures. These are figures which take in consideration the dancer himself or herself. So if we have an athlete who is very flexible, we have to include some figures which show this ability. If we have very good balance, the same thing. So these are figures which are constructed especially for the couple or dancer in question. For example, we can show one such figure, which could be something like this. Yeah? So this is one of those special skilled figures where you have to have good balance and you need to be quite flexible, and this can be included maybe in one of those choreographies. Okay, we use this figure long time. Abbiamo usato questa figura tanti anni fa in Quickstep, per cui me la ricordavo appena appena. Ok, poi che cosa abbiamo? Abbiamo figure non convenzionali, e vedete che abbiamo cerchiato questo gruppo di figure perché dobbiamo capire come ricercare appunto delle figure che non sono prettamente, diciamo, classiche. And the last point are unconventional figures, and this is the point we would like to focus more attention on today, because these are the figures we want to explain to you how to research and find a way to present something new, something original, something that is only yours. Ok, allora per diciamo trovare delle figure non convenzionali, se voi vedete il titolo di questa slide, noi abbiamo scritto metodi convenzionali per la costruzione di figure non convenzionali. Perché abbiamo scritto questo titolo, questa massima? Per, diciamo, puntare il dito su una cosa, che a volte per cercare delle figure un pochino strane andiamo troppo al di fuori di quello che è, diciamo, la base, la vera base delle danze standard o delle danze latinoamericane. Invece con certi accorgimenti, quindi convenzionali, riusciamo a modificare certe figure per renderle, diciamo, particolari, speciali, diciamo. So as you can see, the title here is Conventional Tools to Constructing Unconventional Figures, meaning that very often, in order to create something which is different, we go very far away from what are the basic principles or our real way of moving during our dance sport competitions. But in actual fact, we don't always have to take things from other dance disciplines. We can actually look at our own technique or our own dancing and find and construct and find something new. Allora, quali sono queste, diciamo, modalità? Uno, per esempio, può essere lo scambio delle posizioni del centro. Quindi se ho una figura che generalmente viene ballata in close hold, finita fuori partner, posso cambiare quella close hold in una wing position. So for example, the first we could switch couple position. We will concentrate only on standard because we don't have so much time. So instead of dancing a figure in closed hold or in outside partner, we could dance it in a wing position. An example could be? Vi facciamo un esempio molto, molto banale che però si vede spesso. Se balliamo una natural weave, ok, solitamente la dama balla in close hold col fuori partner, ok, per terminare in un feather finish. In questo momento io posso cambiare dalla close hold in una wing per finire in una feather finish, e lo vedete spesso in una coreografia di slow fox o di valzer lento. So for example we could dance a basic natural weave like we did, keeping the right position, passing only to outside partner, or we could dance into a wing position which would maybe permit us to create more volume on the top, something slightly different than what actually looks if we keep the normal couple position. La seconda modalità è quello dello scambio dei ruoli, cioè creare una figura dove l'uomo balla i passi della donna e la donna balla i passi dell'uomo. Or we could use switching the roles, so the man dances lady steps and the lady dances man steps. Ad esempio noi nelle nostre coreografie del passato, vi faccio degli esempi, poi sta a voi cercare i vostri, usavamo invece di ballare il classico big top seguito da double reverse spin, dove l'uomo da promenade eseguiva i suoi pivot, la donna eseguiva un brush e poi un reverse pivot insieme, lo facevamo al contrario, cioè io uomo facevo l'azione di brush, la donna faceva l'azione di pivot sul piede, quindi avevamo scambiato i ruoli dell'uomo e della donna. Ovviamente nella formula convenzionale questa figura girerebbe a sinistra,
ok, ballata nella forma non convenzionale, la dobbiamo girare a destra in questo modo, vedete? So another example is if we switch roles in a big top. Original big top turns to left, the ladies has a brush, the man stays on the spot. We used to dance it turned around so that the lady was the one who was staying on the spot and the man was creating a brush, therefore we reversed also the direction of movement. Poi se andiamo un pochino ancora più sul complicato, eseguire contemporaneamente due figure differenti, cioè che cosa vuol dire? Mentre io eseguo i passi di, non lo so, una corsa in avanti, la donna crea uno split. Ok, lo vediamo, per esempio c'è una coppia top del nostro team, io non faccio nome perché ho paura che non sia qui e gli faccio fare una brutta figura, che balla per esempio una trove oversway dove la dama fa la spaccata. Ok? Okay, we could also dance two different figures at the same time. So the man dances one figure and the lady another. Combining these two things together, we actually create something different and new. We have a couple, a top standard couple in Team Diablo who dances a throwaway for the man and a split for the lady. So this is quite interesting. Or noi usavamo ballarlo in tango, per esempio dopo una lock, ok? Io facevo una running e la Tiasha faceva una split per finire in un lock in avanti. This is another example. Yes, so we used to dance it, so the man was creating a running in promenade and I was keeping an isometric position of a split. L'ultimo metodo che vi vogliamo presentare oggi, ma ce ne sarebbero poi anche tanti tanti altri, è quello di trasferire le figure e i movimenti da una disciplina all'altra. Per esempio noi, avendo ballato 10 balli, usavamo spesso delle azioni dei latini all'interno delle coreografie di danze standard. And the last one, of course this is the last one that we will present today, but there are hundreds of different methods, is transferring figures or actions between disciplines, so from Latin to standard and from standard to Latin. For example, tanti di voi ricorderanno, sicuramente il mio amico Saverio ricorderà perfettamente la figura dello Slow Fox nella quale io eseguivo degli swivel con il piede per uscire in un feather step. So for example this is a movement where normally lady in Latin would create this sort of things with the leg and the man can do it in slow fox, for example, or closed rocks. O per esempio ballare i closed rock del samba in tango, per cui ta 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 ti. Ok. Spesso e volentieri, come dicevo prima, spesso e volentieri andiamo al di fuori di quella che è la nostra tecnica base. Spesso la gente cerca magari delle figure particolari per il tango andando attraverso il tango argentino e via di seguito, e sicuramente sono delle ottime idee, però basta guardare l'interno della nostra tecnica base e di opzioni ne troveremmo a centinaia. Obviously a lot of us, everyone, comes to the point where we search for inspiration in other dance forms, so Argentine tango for our own competitive choreographies, and for sure this is a very valid option, but sometimes we forget that also inside our own dance sport technique we can find thousands of options if we switch between disciplines, if we switch between men and ladies steps, so we can find different options that maybe we haven't thought about before. Quindi qual è la conclusione di questi 15 minuti, 10 minuti che abbiamo parlato insieme? Che per ottenere una coreografia avanzata che sia completa, adatta alla coppia, deve essere prima di tutto originale, e la ricerca di nuove soluzioni da parte del coreografo e del ballerino, me la lasci in italiano, diventa un metodo efficiente per la realizzazione di una coreografia adatta appunto alla coppia, che sia unica nel suo genere. Obviously, if we want to create a choreography which is really complete in its content and is constructed for the dancer, it needs to be original. So we do need to research for new patterns, for new figures, for new steps to find, and this process gives us the ability to really express ourselves. Quindi, lunedì mattina vi ho dato nella sala B un consiglio importante, vi ho detto mercoledì sera prendete i vostri cellulari, fate i video delle coreografie base delle ADSA e cominciate a studiarle per imparare la tecnica, per imparare i passi, affinché un domani voi possiate sapere esattamente qual è la tecnica base. Qui vi dico, ricercate all'interno di quelle coreografie base
delle possibilità per poi costruire delle figure avanzate o comunque sia non convenzionali per le coreografie aperte. So on Monday during our lecture in Hall B, we gave you like a homework, like a thought that you could take away with you. And we said that on Wednesday, so yesterday, when the top couples of the academy execute their basic routines, take out your phone, make a video and start learning the basic routines in order to understand the basic technique and where your dancing is coming from. Today, we are giving you an advice to study those basic techniques and find new ways to express your dancing. Grazie per l'attenzione, buon allenamento e buono studio. Arrivederci al prossimo anno. Thank you very much, Luca Bussoletti and Tiasha Vulich.